nella prima lettura abbiamo ascoltato lo svolgimento, in un certo senso, del primo concilio della storia della Chiesa. Cosa è un concilio? Un concilio è la riunione di tutti i vescovi del mondo, almeno come invito. Poi ognuno è libero di partecipare o no, o alcuni sono impediti, per esempio, dalla vecchiaia o dalla malattia o da situazioni politiche e lontananza geografica dal partecipare. Però ecco, l'invito deve essere rivolto a tutti. E quando si riunisce un concilio di questo tipo, i concili ecumenici si chiamano, il concilio ecumenico vuol dire che riguarda tutto il mondo, perché la parola greca ecumene vuol dire tutto il mondo, ebbene lì si manifesta la volontà dello Spirito Santo, la luce dello Spirito Santo. I concili ce ne sono stati 21 nella storia della Chiesa, in poco più di 20 secoli, quindi in media più o meno uno ogni secolo. Ma ecco, questi concili si sono riuniti quando c'erano delle problematiche importanti da discutere e c'erano diversi pareri all'interno della Chiesa su come risolverli. E questo primo concilio, il Concilio di Gerusalemme, anche se in germe naturalmente, perché la Chiesa era molto piccola allora numericamente, anche la popolazione di tutto il mondo era 200 milioni di abitanti, adesso siamo 8 miliardi, no? Per cui numericamente il Concilio di Gerusalemme rappresentava un gruppo molto piccolo, diciamo. E chi radunava? Radunava gli apostoli, non solo gli apostoli, ma anche coloro che affiancavano gli apostoli, potremmo chiamare anche vescovi. Poi i termini sono così, cambiano lungo i secoli, e che quindi reggevano la Chiesa, pascevano la Chiesa. E qual era la questione importante che dovevano dibattere? Quella che abbiamo approfondito ieri. Cioè, visto che tanti pagani, cioè tanti non giudei, diventavano cristiani, allora la questione era questa: questi pagani, nel momento in cui decidevano di diventare cristiani, dovevano prima diventare giudei? Dovevano passare attraverso il giudaismo oppure no? Passare attraverso il giudaismo vuol dire osservare tutte quelle pratiche, tantissime, ve lo ricordo, tutti quei comandamenti, 613 comandamenti, ma poi anche tradizioni, feste, per dire poi ha proprio la mentalità diversa anche rispetto ai popoli pagani. I pagani avevano proprio una mentalità diversa da quella giudaica, per cui per loro farsi giudei prima di diventare cristiani era una fatica molto grossa. E probabilmente, se si fosse deciso che i pagani per diventare cristiani dovevano passare prima dal giudaismo, la Chiesa non si sarebbe diffusa come si è diffusa adesso in tutto il mondo. E qui troviamo nel Concilio di Gerusalemme due orientamenti, ecco, non li chiamiamo partiti perché quella dei partiti è una categoria politica più che religiosa. Però da una parte abbiamo ascoltato Paolo e Barnaba, i quali sostenevano che i pagani che si facevano cristiani dovevano diventare subito cristiani. Non c'era bisogno che prendevano usanze, leggi, atteggiamenti culturali, mentali del giudaismo. E poi c'era Giacomo. Ecco, questo Giacomo è Giacomo il minore, non Giacomo il maggiore, che si festeggia il 3 di maggio,
E lui era un parente di Gesù ed era un giudeo osservante, perché, per cui lui, anche se credeva in Gesù, però era il capo di quella parte di giudei che avevano creduto in Gesù. E quindi lui voleva che si rispettassero il maggior numero di regole possibili del giudaismo. E vedete come la Chiesa è sempre la stessa, e questo è bellissimo, no? Anche negli altri concili, sempre l'ultimo concilio Vaticano, c'erano diversi partiti, diversi orientamenti, però l'ultima parola la diceva il Papa. E difatti la parola chi l'ha detta poi? Pietro si alzò e disse loro. Quindi Pietro media tra le due posizioni, media. E poi alla fine si trova un compromesso che però, diciamo, lascia piena libertà ai pagani di diventare cristiani senza passare attraverso il giudaismo. Però dà un contentino alla parte dei giudei. E qual è questo contentino? Allora, per questo io ritengo che non si debbano importunare quelli che dalle nazioni si convertono a Dio. Le nazioni sono i pagani, no? Ma solo che si ordino loro di astenersi dalla contaminazione degli idoli, dalle unioni illegittime, dagli animali soffocati e dal sangue. Diciamo, questo contentino lo si dà ai giudei. E poi questa parola che i testimoni di Geova usano per giustificare che non fanno trasfusioni di sangue, ma in realtà, ecco, qui non si parla proprio delle trasfusioni di sangue, qui indica che uno non deve spargere sangue, cioè non deve uccidere, naturalmente. E quindi loro fanno l'esatto contrario di quello che, quando non danno una trasfusione, la persona muore, fanno morire la persona che non ha la trasfusione, per cui fanno l'esatto contrario di quello che la Bibbia comanda. Però è bello vedere come lo Spirito Santo agisce attraverso la discussione, potremmo anche dire la sinodalità. Adesso si parla tanto di sinodo nella Chiesa, sinodalità, no? E si dice che ognuno deve dire la sua, e che anche il più giovane, tra virgolette il più fesso, quello senza istruzione, può dire una cosa importante per tutti quanti, che vale per tutti quanti, però l'ultima parola è sempre del Papa. Quindi la struttura della Chiesa è sempre la stessa. C'è una discussione e alla fine chi decide? Alla fine San Pietro dirà: è parso bene allo Spirito Santo e a noi. Quindi lo Spirito Santo agisce attraverso le persone preposte alla guida, a pascere. Allora, è meraviglioso vedere come la Chiesa, sin dalle origini e fino adesso, è sempre la stessa, no? Fatta di uomini, ma Dio si serve degli uomini per manifestare la sua volontà. E Pietro, il Papa, dice l'ultima parola nelle grandi questioni. Coloro che hanno la facoltà di pascere hanno questo carisma di verità infallibile, per cui sanno guidare il gregge verso i pascoli della vita eterna, verso le sorgenti dello Spirito Santo. Oggi anche un santo che io amo molto, voi sapete che sono terziario francescano, questo santo è Sant'Ignazio da Laconi. Lui è nato nel 1701 in un piccolo centro della Sardegna e quando aveva 17 anni si ammalò e sembrava che stesse morendo. Fece il voto al Signore che se fosse guarito si sarebbe fatto frate. Poi però guarì e si dimenticò del voto fatto. A un certo punto, mentre si recava in campagna un giorno, senza un apparente motivo, il cavallo su cui era si imbizzarrì. Si imbizzarrì e lui si vide disperato perché vedeva che il cavallo
andava dritto verso un precipizio. In quel momento lui si ricordò del vuoto che aveva fatto e il cavallo si fermò improvvisamente sul ciglio del burrone. Quindi lui si andò a fare frate, non era istruita, anzi era analfabeta, ma percosse per 40 anni le strade di Cagliari tra miracoli straordinari e una dolcezza particolare che convertiva le persone. Sono famosi i miracoli, addirittura risuscitò un bambino che era morto. Una volta volevano prenderlo in giro e dei marinai gli dissero che volevano donargli dell'olio, però l'avrebbe dovuto mettere quest'olio nella sacca di tela che aveva. E lui disse di sì. E l'olio, la sacca si riempì e non uscì un goccio d'olio, una goccia d'olio. Un'altra volta andò da un massaro ricco, ma che era contro i preti, e disse: io non ho formaggio per i pretacci, perché sono tutti cattivi. A un certo punto i matrate, no? Le forme del formaggio, cominciano a ruotare come delle ruote, cominciano ad andare appresso al fraticello, e lui tutto sbalordito si convertì e chiese di confessarsi. Un'altra volta c'era un criminale, un usuraio, dal quale lui non andava mai a chiedere l'elemosina, perché sapeva che era usuraio e mangiava il sangue dei contadini, delle persone che gli chiedevano un prestito. E allora questo usuraio, che era ricco e potente, si lamentò con il superiore del convento del Buon Cammino a Cagliari. Disse: ma perché voi mi odiate? Dice: il vostro fraticello della questua non viene mai a casa mia. E il fraticello disse al superiore: dice, ma padre, quello è un usuraio. No, dice, tu devi andare. E allora lui andò obbedendo. E che cosa successe? Che riempì il sacco di offerte, di roba da mangiare, eccetera. Ma come uscì dalla casa, cominciò a gocciolare sangue dalla sacca di Sant'Ignazio. E tutte le strade di Cagliari, si fece una scia di sangue, faceva vedere come la ricchezza di quell'uomo era sangue dei poveri, sangue delle persone che lui sfruttava. Allora, una personalità eccezionale questo Sant'Ignazio da Lacoli, preghiamolo perché con la sua semplicità possa intercedere per noi, ci possa dare un animo semplice per accettare il soprannaturale come un fatto normale nella nostra vita. Così sia.